questa maglia rappresenta praticamente il sito che ha fatto il dei ragazzi del setificio, e consiste praticamente in un sito dove si pubblicano dei progetti video foto, e infatti si chiama Explorandum, e dietro abbiamo scritto catturami col QR code, e collegandoci tu vai alla pagina Facebook dove ti puoi collegare al sito. Ah ok, e infatti prima avevo letto anche la scritta Expo per terra. Sì, perché questo progetto è stato organizzato per promuovere appunto le attività organizzate dal setificio che verranno esposte poi all'Expo. Ok, se non sbaglio c'era anche un progetto di riprendere con un piccolo aeroplanino. Ok. L'idea poi successivamente non è andata a buon fine, perché non avevamo l'autorizzazione del comune, quindi abbiamo dovuto arrangiarci un po' in modo semplice con le riprese dal terrazzo e in basso con la GoPro. Ah, ok, va bene. L'importante è divertirsi, no? Sì, ma alla fine credo che ci siamo divertiti tutti. Anche il preside era felice, perché alla fine è venuto bene. Io dico, per me è venuto bene. E alla fine hanno collaborato tutti. Ok, avete intenzione di andare all'Expo? Sì, quasi. No, beh, quasi tutti no. Però i ragazzi che vanno all'Expo ci sono, però l'altro anno. Ok, e cosa avete intenzione di fare all'Expo? All'Expo ci saranno sicuramente le tre classi che hanno partecipato al progetto, e quindi avranno un loro stand dove potranno appunto pubblicizzare il sito e renderlo il più possibile visibile ai visitatori dell'Expo. Permette comunque di tenersi sempre aggiornati su tutti gli eventi che accadono giornalmente. Perfetto, avete già organizzato progetti per intrattenere il pubblico all'Expo? Allora no, per intrattenere il pubblico all'Expo no, però ci sarà questo infatti stand, come ha detto Jacopo, e praticamente questo è il sito, è gestito soprattutto solo dai ragazzi, cioè hanno dato una esclusivamente dai ragazzi, quindi è una cosa proprio dei giovani per Expo. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.